Meteo clemente per il match di oggi. Un bel sole ha salutato l'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco durante il riscaldamento. Al momento non sembra esserci alcun rischio di pioggia. Pierluigi Pardi, Daniela Dani di nuovo in cabina di commento per raccontarvi questo match. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Scendono in campo Empoli e Inter. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo. E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di questi anni di centrocampo, che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partita in corso. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. Sommer tra i pali, dietro giocano Pavard, ancora Acerbi, Çalhanoğlu insieme a Barella al centro, e in attacco Lautaro Martinez accanto ad Arnautovic. Partita che comincia con l'Inter in possesso. Lautaro. Prova l'avanzata l'Inter. Senza problemi qui per la difesa. Pallone recuperato. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Palla che termina sul fondo, sarà calcio d'angolo. Arbitro che torna sull'azione precedente, ammonisce l'autore del fallo. Giusto, atteso che l'azione terminasse, per chiamare a sé il giocatore e mostrargli il giallo. Opta per la soluzione ravvicinata. Dumfries. Da lì può fare la respinta dal difensore. A metri per via. Perdono palla malamente. Francesco Acerbi. Arnautovic. Lautaro. Arnautovic. Possesso perso. Marin. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. Va in porta. Ben posizionato qui il portiere, che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita.
capisce tutto e ferma l'azione. Maggiore il possesso palla dell'Inter fino a questo punto della gara. Un possesso sterile il loro, Pier, frutto di una prestazione fin qui opaca rispetto a quelle che erano le premesse della vigilia, parlo, eh. Visto il pronostico favorevole, forse credevano di avere già la vittoria in tasca, e invece il campo si sta raccontando tutta un'altra partita. L'intervento irregolare e dunque il calcio di punizione contro l'Inter. Può avvicinarsi alla porta. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Arnautovic. C'è un minuto ancora da giocare. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Fin qui non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano, Lele. Era uno degli osservati speciali oggi, ma sta... squadra di nuovo in campo per il secondo tempo, prima frazione che si è chiusa sul risultato di parità, gara apertissima. Intercetta il passaggio e riparte. Possibilità per la ripartenza. Ferma tutto e riconquista palla sulla tre quarti. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. La butta viene avanti. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Può contare sull'aiuto dei compagni. Arnautovic la tocca su Barella. Barella! Ottimo intervento del portiere. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. La mette in area. Calcio d'angolo senza conseguenze. Che palla che è riuscito a intercettare. Prova a sfidare la difesa avversaria. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Caputo. Tempismo perfetto in questa situazione. Lautaro Martinez. Sale Cuadrado. Va via. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Palla sul palo, non è finita. Palla allontanata ma non è finita. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Sfortunati nell'occasione precedente. Conclusione respinta dal palo. Sembrava fatta per il gol del vantaggio. Ma la buona sorte non era dalla loro. Inter che tenta un ultimo assalto per vincere la partita in questo finale. Si vola verso la porta. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una doccia gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. La messa dentro da pochi metri. Portiere non poteva intervenire qui. Hanno concesso troppo spazio, sono stati puniti.
Mancano 5 minuti alla fine della partita. Trovano il vantaggio al tramonto del meno gelata per gli avversari. Efficace l'intervento del Salva. Questa può essere l'ultima occasione per pareggiare. Occhio al calcio d'angolo. Crossa nel mezzo, calcio d'angolo troppo sul portiere, nessun problema. Usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Sconfitta arrivata nei minuti finali, quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi sul risultato di parità. E beh, in futuro dovranno fare più attenzione, eh? Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto.